Buongiorno, vorrei affrontare un tema che non mi pare sia al centro, diciamo così, dell'attenzione, dello studio. Cioè il fatto che mentre sul linguaggio, sulla linguistica, sono stati fatti molti studi anche in rapporto alla relazione tra linguaggio e sistema nervoso. Per quanto concerne invece l'arte, vi è una maggiore accentuazione nel collocare l'arte all'interno di una significazione sociale, all'interno di una influenza sociale. Ora, questo è vero fino a un certo punto, cioè è fondato fino a un certo punto, nel senso che siccome il linguaggio è una delle funzioni primarie, è una delle caratteristiche primarie dell'essere umano, se da un lato giustifica l'approfondimento, lo studio, nelle varie forme, a partire da Saussure e l'attenzione che gli ha dedicato Wittgenstein e moltissimi altri filosofi, c'è addirittura oggi la filosofia del linguaggio, in Italia abbiamo Marconi, ma poi sono moltissimi. Per quanto concerne l'arte, noi vediamo che ci si concentra intanto il discorso sull'arte è sempre, riferito a movimenti nel loro complesso. E anche questo è giusto fino a un certo punto, perché non vi è poi questa grandissima uniformità. Se noi guardiamo le correnti artistiche, avanguardie e non vi è poi questa grande coerenza, uniformità di produzione artistica. E quindi il includere il discorso sull'arte, riferendolo prevalentemente alla corrente a cui appartiene il singolo artista, può essere una forzatura. Ma soprattutto, quello che dicevo prima, è significativo che non ci si soffermi mai sulla vera origine della creatività. Sono stati scritti dei testi, recentemente ne abbiamo anche parlato, origine della creatività, Heidegger ha scritto origine dell'opera d'arte, ma il trattamento è sempre piuttosto prescinde, per così dire, dalla natura del soggetto artista che produce l'opera. È un discorso piuttosto generico che si richiama a meccanismi formali che non sempre hanno un riscontro reale e sono comprensibili. E questa cosa è particolarmente rilevata da un testo di Giampaolo Sasso, pubblicato nel 1993, La mente intralinguistica. Ecco qua. Cioè questo testo mette in rilievo molti aspetti, l'instabilità del segno, anagrammi e parole dentro le parole, mette in rilievo alcuni aspetti che a me paiono significativi in rapporto al linguaggio dell'arte, perché come si è ripetuto, come ormai
mi pare sia stato accettato. L'arte è semplicemente un modo diverso di comunicare, per certi versi più semplice, perché tracciare un grafito su una roccia, e infatti i primitivi non scrissero romanzi, non scrissero testi di filosofia, limitarono il segno a dei graffiti sulla roccia che richiamavano la caccia, che richiamavano la ritualità religiosa, o comunque nella loro immaginazione potremmo chiamarla anche superstizione, perché scrivere diventa piuttosto complicato. A noi pare più semplice, perché evidentemente sono più le persone che scrivono di quante dipingono o disegnano, e quindi noi sembra molto più semplice scrivere che non dipingere. In realtà è vero il contrario. Non solo, ma come abbiamo rilevato in molti interventi, la pittura, il segno, l'immagine colpiscono e comunicano molto più persone di quanto possa fare la scrittura, in quanto sono facilmente decifrabili. Dovremmo forse usare il passato remoto, erano facilmente decifrabili, perché l'arte di oggi è entrata in un'area linguistica piuttosto complessa e piuttosto oscura, diciamo così. Ecco, comunque questo testo, che a me pare molto interessante, dice cose importanti per quanto riguarda, per esempio, il riferimento al cervello. Riferimento al cervello che ha un'area linguistica, diciamo così, preposta al linguaggio, non ha un'area preposta all'arte. Non c'è nel cervello una parte riservata alla creatività, mentre c'è una parte che effettivamente sviluppa le capacità linguistiche delle persone. E questo è un altro aspetto che dovrebbe farci riflettere, perché significa, pur essendo il linguaggio, dicevamo, più complesso della pittura, del disegno, e però il cervello lo considera primario per la ragione ovvia che il comunicare attraverso la verbalità è più diffuso che non attraverso il disegno. Se non altro perché il disegno richiede un supporto che la verbalità non trova. E allora qui si apre tutto un percorso complesso di ermeneutica della creatività, che però non è, come dicevo, non è stato mai affrontato nella sua vera radice, nella sua vera origine. Perché partendo da una domanda elementare, semplicissima: come mai certuni si dedicano all'arte? Come mai, come nasce un artista? Io ho già sollevato questo quesito e naturalmente non ho dato risposte, non sono in grado di dare una risposta, però il problema è molto importante, perché a mio parere, a costo di deludere chi mi ascolta, io penso che un artista nasca, nella maggior parte dei casi, io suggerirei un buon 90% dei casi, dalla casualità. Cioè un artista si orienta, cioè l'essere umano si orienta attraverso l'arte per delle ragioni che sono in grande misura casuali. Non esiste, io non credo, e l'ho detto in molte occasioni, questa cosa dell'ispirazione, questa cosa della genialità. Vale per l'arte quello che Einstein diceva per la scoperta scientifica: il 95% di lavoro, 5% di fortuna. Ecco, nell'arte è la stessa cosa, cioè lavorare. Cioè Michelangelo, quando ha dipinto la Cappella Sistina, non si è limitato a fare un tracciato poi giustificandola con una serie di argomentazioni ermeneutiche complesse. Ha creato qualcosa che noi ammiriamo tutt'oggi, e con una fatica immane,
la posizione nella quale era messo a dipingere. E così gli scultori, no? È vero che Michelangelo diceva che la scultura è già nel marmo, basta tirarla fuori, ma è tirarla fuori che è complesso. L'opera dell'artista consiste in questo e non è certo un'operazione facile. Ecco, per cui questo lato oscuro è stato ben descritto da Montale in una sua poesia che non leggo, e cito l'ultimo verso: ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. Ecco, ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. L'artista forse capisce quello che non vuole essere, ma il fatto che lui si dedichi, io ho conosciuto centinaia, forse migliaia di artisti e non ho mai avuto la sensazione di questa profonda, come dire, sensibilità estetica. Raramente ho avuto questa impressione, molto raramente. Per lo più ho sempre rilevato una certa tendenza narcisistica, una certa presenza, cioè la socialità incide molto nell'arte, e quando dico socialità non intendo la collocazione dell'arte nel sociale, ma l'ambizione dell'artista a far parte di un certo mondo, che spesso prevale su molte altre motivazioni che noi ci immaginiamo soltanto. Ecco, il discorso di questo testo è molto complicato e cita quantità di poesie e significativamente non cita affatto un'opera d'arte, perché si limita al linguaggio inteso nel senso più comune, ordinario. Ecco, per esempio il ricordo, no? Il ricordo che ha una parte importante nella creatività, perché incide sull'emotività, sull'emozione, sull'elaborazione del pensiero. Ora, il ricordo, la radice del ricordo è proveniente dal cuore, quindi non c'è questa grande presenza del cervello, questo distacco. E il cuore, come dice Pascal, un non nulla ci turba perché un non nulla ci consola, e quindi è estremamente vulnerabile, estremamente suscettibile di inclinazioni. Infatti la parte femminile della società, che è molto più emotiva, ha questa suggestione di sentimenti, da cui quanto siano veri il discorso diventerebbe complicato. E quindi la limitata quantità di informazione del codice umano aumenta molto poco rispetto allo sviluppo cerebrale. Ecco, c'è il sostiene Sasso che il linguaggio coincide con la perdita dell'istinto. Coincide con la perdita dell'istinto. Ora, io non sono in grado di verificare se questo è vero, ma sicuramente l'elaborazione attraverso il linguaggio, che implica un tentativo di razionalità, che spesso diventa tecnicalità, noi assumiamo delle forme linguistiche, degli stereotipi linguistici, semplicemente per averli assimilati. A volte non conosciamo neanche bene o per niente il significato delle parole che usiamo. E questo è un altro aspetto molto grave. Ora, la stessa cosa temo succeda nell'arte. Gli artisti, specialmente alla contemporaneità, perché è chiaro che gli artisti rinascimentali avevano una precisa cognizione di quello che facevano e il significato delle loro opere era profondo, significativo, culturale, è cosa che io non vedo nell'arte contemporanea, in cui c'è una certa istintualità
che non ha nulla poi di veramente importante da comunicare. E spesso c'è, come ripeto ogni volta, c'è un tendenza alla provocazione o c'è una finalità politica. Una finalità politica che attraverso la provocazione si manifesta. Attraverso la provocazione di vario genere l'artista tira l'attenzione, dicevo prima, la socialità. Esatto, attraverso queste forme di comunicazione l'artista si pone in qualche misura all'attenzione dei critici e di coloro i quali sono in grado di promuovere la sua opera all'interno di una realtà sociale o del piccolo mondo dell'arte, che però poi influenza una serie di fattori che abbiamo. Quindi l'aspetto interessante di possibile azione dell'uomo spiega il comportamento, altrimenti sarebbe difficile giustificare. Diventa comprensibile la difficoltà che l'animale uomo di accettare talune imposizioni etniche che non hanno un immediato riscontro pratico e premiale. Sarebbe poi importante capire che questa constatazione di tipo genetico, per spiegare il comportamento aggressivo e gregari che nella norma più sublima ampiamente la società che il capo branco domina e il compartimento che invece è proprio del comportamento individuale. Cioè non esiste più, per chiarire, non esiste quasi più un comportamento individuale in questa società, neanche nel campo dell'arte, perché l'artista, dicevamo prima, segue determinate correnti, quindi accetta a priori determinati schemi. Ora, se l'arte è creatività, dovrebbe essere, come in effetti è, non codificabile, ma non codificabile su tutto l'ampio spettro della produzione e della creatività. Quindi l'artista che ripete lo stesso segno, penso a un Capograssi, penso a un Warhol, penso alla maggior parte degli artisti, ripete lo stesso segno perché? Perché effettivamente è chiuso in questo, ritiene che questo segno esprima tutto l'universale della creatività che egli sente, oppure ripete il segno perché il mercato accetta quel segno e lo identifica immediatamente, e questo giova a creare l'importanza del logo. E questo è il punto. Comunque resta il fatto, e concludo, che non si è mai approfondito bene il carattere individuale, l'aspetto, per così dire, neurologico dell'uomo, l'aspetto del carattere primario, e in rapporto all'arte, in rapporto alla creatività artistica che è giustificata da cosa. Ecco, questo è un punto oscuro, è un punto mai profondamente chiarito, e non viene chiarito limitandoci a collocare l'opera dell'artista all'interno di una società, quasi che l'artista fosse, come dire, un appendice marginale che registra quello che avviene, e quindi a detrimento della creatività vera e propria, che dovrebbe essere esattamente il contrario, cioè la creazione di una realtà separata, di una magica intuizione per un qualcosa che non esiste, come dice Kandinsky delle sue opere, e che sostiene che sono veramente creazioni perché non rappresentano nulla. E questo aprirebbe un altro discorso che faremo in una prossima occasione. Ognuno trae le conclusioni che crede da queste mie considerazioni, e va bene così. Buongiorno.